Ciao a tutti, dalle scale, ovviamente da Roberto. Oggi siamo sempre di consueto in sede aziendale a presentare nuova auto, quindi nuova conversione LED. Opel Mokka 2016, del nostro amico di Gianni che è venuto da Vignate, quindi a sto giro Vignate è abbastanza vicino. Per chi conosce la zona, Melzo, Vignate, quella zona lì. Bene, Opel Mokka che abbiamo, io personalmente non l'avevo mai fatta, niente da segnalare, per fortuna, almeno una volta. Non ho niente da segnalare, quindi a tutti gli amici di Opel Mokka posso dare questa informazione tecnica, che comunque è abbastanza una macchina tranquilla, non abbiamo grossi problemi. C'è sempre il problema numero uno, che è la regolazione, e ovviamente anche l'installazione, sempre, sempre, sempre. Quanti sempre? Tre? Alternato sempre? Deve essere a regola d'arte, precisa. Bisogna guardare quello che si fa, mi raccomando, affidatevi sempre ai professionisti oppure nel momento che volete fare fai da te, mi raccomando, lavorate sempre precisi. Ok. Allora, kit Sirio, scelto un po' tra noi e il cliente. Kit Sirio ovviamente straparlato, riparlato, video su video. Interessante perché ovviamente ci dà sempre una mano con la miniaturizzazione, molto piccolo il dissipatore, ci sposa bene. Particolarità di Opel Mokka X, tappi, non ho voluto bucare i tappi originali casa madre e utilizzare i miei tappi modello 7690 per non fare la modifica. Molto importante se possiamo fare questa scelta a livello di installazione. Sempre meglio, ragazzi, modificare il meno possibile, soprattutto su macchine in garanzia. Poi, qual è anche il vantaggio di avere un tappo chiamato doppia bolla nostra? Qualcuno ha detto dissipazione? Esatto, scambio termico migliore. Lavorando con maggior camera, l'aria all'interno si riesce a riciclare, quindi miglior raffreddamento. Che vuol dire miglior raffreddamento? Miglior durata. Già il kit Sirio tra la concorrenza è il migliore tra temperatura. Se poi gli diamo maggior aria, allora ragazzi, il gioco è fatto. Abbiamo proprio la qualità massima di resa, che non è poco. Bene. Ovviamente abbiamo regolato, mi raccomando, sempre parte destra leggermente più in alto rispetto alla parte sinistra. Ricordiamo che il kit Sirio ha la rotazione, quindi ho anche ruotato leggermente per lavorare sui bordi, quindi mi raccomando anche regolazione. Gianni magari successivamente potrà fare abbagliante e il fendinebbia per completare questa bellissima Opel Mokka. Abbiamo fatto anche il LED modello 216, LED Epistar piatto per quanto riguarda la targa. E la macchina nel suo, diciamo, complesso abbiamo fatto quello che serviva, diciamo, di primo impatto. Anabagliante e luce targa. L'abbagliante e il fendinebbia si può fare anche successivamente. Bene, come sempre vi invito in sede aziendale a San Zeno Lambro in via Primo Maggio al Civico 16, la zona industriale. Il nostro vediamo prima il sito elettrosegnomenodiscan.com, la nostra email info chiocciolaelettrosegnomenodiscan.com. Telefono fisso 02 98 26 0207, chiaramente i nostri social, YouTube, abbiamo veramente video su video, Instagram, seguite le stories, foto e video classiche, Facebook e Twitter.